al suono dell'organetto e del tamburello o cantando antiche canzoni religiose, nella notte tra l'1 e il 2 settembre, per una strada impervia in terra battuta, a piedi, in auto, sui camion, in gruppi di famiglie, di amici, di paesani, giungono al santuario di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, migliaia di fedeli da tutte le parti della Calabria e anche dalla Sicilia. La festa della Madonna della Montagna, la cui presenza è già segnalata nel secolo XI sotto i Normanni, può rappresentare emblematicamente le numerose feste contadine o agropastorali presenti in tutto il Mezzogiorno, nelle quali è essenziale il tema del viaggio. Il santuario, luogo del culto, si trova sempre in una località isolata, in un bosco, in un fondovalle, oppure su una montagna, come nel caso di Polsi. Il viaggio, in passato fatto a piedi attraverso marce di giorni, condensava momenti di intensa aggregazione sociale, nelle soste i pellegrini mangiavano, cantavano, ballavano, e momenti nettamente penitenziali, come nel caso dei viaggi compiuti a piedi scalzi o in silenzio. In ogni caso, il viaggio, comportando lo spostamento dallo spazio quotidiano, facilitava l'approssimarsi di una dimensione dell'altrove, che non era solo un altrove spaziale, ma anche un altrove culturale. Il viaggio facilitava e facilita ancora oggi il passaggio dal quotidiano all'eccezionale, dalla costrizione alla libertà della festa. Si tratta di una libertà, si intende, codificata rigidamente e che ha le sue norme di comportamento. Mediante determinati comportamenti rituali vengono ribaltati i modi di essere e di fare di ogni giorno. A Polsi, nel passato, il consumo della carne di capra, oltre a costituire un legame con l'economia pastorale del luogo, significava interrompere la monotonia e l'uniformità di un regime alimentare al limite della sopravvivenza. Oggi il notevolissimo consumo di carni caprine viene effettuato soprattutto per un esplicito richiamo alla tradizione alimentare. Prego, prego, non vi affollate. Numerosi pellegrini trascorrono la notte in chiesa cantando inni alla Vergine e pregando. Sino a qualche anno addietro, in questo come in numerosi altri santuari calabresi, Seminara, Vallelonga, Riace ad esempio, i fedeli, affranti dalla stanchezza del viaggio, dormivano sdraiati sul pavimento della chiesa, riuniti in gruppi di famiglie o di paesani. Se la motivazione esplicita di tali comportamenti è il riposo dalla fatica, bisogna ricordare l'incubatio, l'antico istituto del riposo rituale allo stato di sonno raggiunto per consentire al divino di manifestarsi. A Polsi, i locali del vecchio convento ospitano i fedeli dei centri vicini che, per tradizione, hanno diritto ad una stanza in cui dormire e riposare. Ma come mai sono qua? Sono del luogo. Siete del luogo e dormite qua in questa stanza? Sì, sono dovuto venire per fare la novena.
Ma avete fatto qualche voto per la Madonna? Per la bambina. La bambina quale? Antonella. Malata. È caduta. Hanno portato un trauma cranico. E grazie alla Madonna è guarita. Sentite, ma i pellegrini dormono ognuno in una stanza, ogni paese vengono nelle stanze loro, ci spiegate com'è? Il fatto dei pellegrini non lo so. E voi come mai siete venuti in questa stanza? Perché avete chiesto il permesso a qualcuno? Abbiamo chiesto al superiore. Ma dovete pagare qualcosa? No. Quindi fate la veglia qua. E poi a fine festa ritorniamo a casa. Ma voi eravate devoto della Madonna di Polse? Sempre. Venivate ogni anno qui? Tutti gli anni. Signora, voi siete la madre? Sì. Allora avete fatto questo voto per la bambina? Sì, sì. Da quanti anni venite a Polse? Adesso era da 6 anni che non venivo. Sono venuto quest'anno perché... per il voto fatto alla bambina. Da quanti anni venite qui? Io ero 8 anni. 8 anni? Perché siete venuti? Dal giorno della Madonna. Avete chiesto qualche voto, qualche grazia? No, quando venne che ne avevo avuto. Che voto andavate? Come spazzano anche. La Madonna mi ha medicato ed è venuta a me ringrazio. Ma eravate andate dal medico? Sì, fu all'Ocre, ospedale. Fu 2 mesi. E va guarito la Madonna o il medico? Ma guarito la Madonna, o il medico, ma con l'aiuto della Madonna. Con l'aiuto della Madonna. E da Natile quando siete venuti? Siamo venuti ieri, sì, ieri mattina. Quante persone? Ieri mattina. Quante persone? 30. Siete venuti con il pullman, con le macchine, a piedi, come siete venuti? Con un cambio. Voi siete il maestro di ballo? Sì. Ci volete spiegare cos'è il maestro di ballo? È un uomo, insomma, che dirige tutto naturalmente il ballo, che fa ballare tutte le persone, che non succede qualcosa, perché una tarantella fatta in questo modo, e appunto. Cioè voi scegliete chi deve ballare, come no, deve ballare, no? Siamo tutti uguali, ballano tutti uguali, al suo turno, al suo momento ballano tutti. Voi di dove siete? Di Reggio Calabria. Come mai siete venuti qua? Perché ogni anno abbiamo un voto e veniamo a vedere tutto l'anno. Quanti siete venuti? Che dicevate? Io mi chiamo Giovanni Schipelito da Palme e sono assai devoto della Madonna Montagna. Siete venuti per devozione? Sì. E come siete venuti? In gruppi? In gruppo, sì, tutti insieme. Siete venuti per qualche motivo particolare? Avete chiesto qualche grazia alla Madonna oppure? Sì, 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 sì. Che grazia avete chiesto? Al bambino malato. Che malattia ha? Sono caduto, stesso buono. Quindi siete venuti per ringraziare la Madonna? Sì. Lei è di Reggio? Sì, sì, sì. Che sono, il tamburello? Sì, vabbè, solamente alla festa della Madonna. Come siete organizzati? Siamo, diciamo così, veniamo un pochettino tutta la famiglia, no? Tutti gli anni. Quante persone siete? Circa 8-9. Come mai organizzate sti balli di tarantella? Beh, veramente per noi è una specie di tradizione, ecco, insomma, una cosa che ormai è rimasta, no? Una volta è vero che la tarantella era il ballo di certe persone? Questo non lo so, quasi si dice. Venite per devozione o per divertimento? Per tutte e due, ecco, per tutte e due. Per divertimento e per devozione. Da quanti anni venite? Dunque si può dire che vengo da quando ero in fascia, no? Mi portava mio padre e adesso continuo, no? E ogni anno vi divertite lo stesso? Sì, sì, tutti gli anni, anche se adesso, non so, la tradizione si perde un pochettino perché hanno fatto la sala nuova, ma la conclusione è sempre la stessa. Secondo voi la tradizione si perde per la strada nuova o per altri motivi? Beh, un pochettino per tutti i motivi, comunque la strada ha pure il suo, diciamo così, aspetto. Ok, grazie. Hey, hey!
Io mi chiamo Bartone. Che siete venuti a fare? Sono venuto per la devozione della Madonna di Pozzi. E siccome è un santuario che da molti anni ci ricorda questa ricorrenza, allora noi pellegrinaggi verremo a piedi, a scalza, magari con i mutandini. Ma non mi sembrate troppo sofferenti, siete abbastanza allegri, come mai? No, soffriamo e beviamo. E bevete? No. E ballate pure? Ma balliamo, anche ballare, mangiare, bere, qualsiasi cosa. Al divertimento siamo al divertimento. Che mangiate? Carne, pasta, quella che cade. Ma vi divertite a dormire qua o come? Facciamo un po' di sacrificio e anche se è un divertimento per noi. Come siete venuti qua, a piedi o in pullman? Io a piedi. Quanti chilometri sono? Dal mio paese a qui vi spon 35 chilometri, 40. Voi 80 anni che venite qua? Da circa 20 anni che vengo sempre. Quando era meglio la festa di Polsi, 20 anni fa o adesso? Prima, si sparava sempre con i fucili, adesso me l'hanno preso. Come mai ve l'hanno preso? Me l'hanno preso perché la polizia dice che non vuole sparare più nella festa, mentre prima si sparava. E allora era meglio perché si sparava? Si sparava e c'erano più divertimenti, non c'erano tanti ostacoli, e via giocando, eccetera, eccetera. E mo che ostacoli ci stanno? Ci stanno ostacoli che non ci lasciano ballare di notte. E noi mentre qui nel 29 ballavamo anche di notte e di giorno. Mentre oggi dobbiamo sbagliare su queste filici, su questa paglia che adesso gli nasce su un budaro. E chi è che non vi lascia ballare? Vabbè, primo è... Sono i nostri comportamenti perché abbiamo i ragazzi e devono dormire, no? Poi è la forza pubblica che ci sta con la pure. Anche il priore, perché di sopra c'è il vescovo. Non dovete disturbare. I pellegrini che non rimangono in chiesa a pregare o nelle stanze a riposare sono fuori a mangiare nelle baracche o a danzare nei diversi spiazzi. La dimensione orgiastica della festa emerge dal ballo della tarantella. Ballare, suonare, cantare assumono ancora oggi un valore liberatorio e rappresentano una valvola di scarico per tensioni accumulate nel corso dell'anno. Il ballo della tarantella, attraverso la quale con diversi gesti e movimenti vengono espresse forze ed abilità da parte degli uomini e destrezza da parte delle donne, rinvia ad una dimensione del gioco carica di valenze erotiche. Tutto giorno che balla, prima che balla! Oltre alla funzione liberatoria della tarantella, alle sue valenze ludiche e sessuali, secondo alcuni studiosi, nel corso di essa originariamente venivano mimati i gesti della sfida e del duello. Polsi del resto era nota in passato come luogo di raduno degli appartenenti alla vecchia 'ndrangheta, che qui prendevano importanti decisioni. Centinaia di persone, fino a qualche anno fa, si aggiravano nella festa con il fucile addosso. Oggi le forze di polizia vietano rigorosamente tali comportamenti. Ma le decisioni mafiose, come è noto, vengono prese altrove e da personaggi ben diversi da quelli che qui si riversano. Nel cuore della notte si svolge una suggestiva processione. Con l'esecuzione poi di preghiere e canti liturgici, durante tutta la notte si cerca da parte della Chiesa di attuare un tentativo di controllo e di gestione di tutta una serie di comportamenti e rituali che fino a qualche tempo fa venivano tollerati se non incoraggiati. I manifesti affissi sui muri del santuario che invitano al silenzio e illustrano il decalogo del buon pellegrino
sono il segno di questa operazione. L'intento dopo il concilio è di ricondurre nelle forme della liturgia i comportamenti popolari. Nonostante il controllo della chiesa, la mattina prima della processione, in un santuario pieno di preti, di fedeli e di segni della devozione di questi ultimi, ori, soldi, ceri, ex voti, trecce, è possibile assistere ancora ad una serie di comportamenti, gesti, modi di pregare, attraverso i quali donne e uomini con intensità drammatica esprimono il loro rapporto con la divinità. Tra l'altro, non senza imbarazzo, abbiamo potuto filmare la strusciata, che numerosi studiosi davano come scomparsa in tutto il meridione già alla fine dell'Ottocento. Signora, voi che avete fatto? Un voto? Un voto perché ho un fratello, un incidente statale, ha 12 anni e non cammina, cammina poco. E che voto ci cercate? Non mi fa la grazia, la Madonna mi cammina, pure mi cammina. E voi che avete fatto? L'ho voto, mi faccio la racatera con la lingua. E avete fatto con la lingua da fuori? Sì, da fuori la porta di incadente. Voi da dove venite? Fabrizi, a provincia da... Catanzaro. Siete venuti assai da Fabrizi? Sì, aveva 22 anni che vengo esecutiva. E voi secondo voi la grazia ve la fa la Madonna? Certo che me la fa, ho visto un miracolo perché lui non camminava di niente, fatta fatta, adesso cammina con una bacchetta. Thank you.
Come vi chiamate, signora? Pellegrino Carmelo. Di dove siete? Di Careri. Che siete venuti a fare a Polse? Una grazia ricevuta da Madonna che mi hanno operato, era fine di morte. Che grazia avete ricevuto? Che mi guarivo fino ad ora, il momento che mi mette aiuto come vengo. E da Careri siete venuti assai? Sì, è lontano di Careri. E quante persone siete venute? Quante sono persone? Sono venute una quindicina di persone. Con mia fratella, perché sono viaggiata un pochino riposando perché sono ammalata. E ancora mi devono togliere fino ai punti. Ma voi avete dormito qua stanotte? Sì, perché sì, qui dovevo dormire. Sono andata dal priore e mi donano una stanza. E mi donano una stanza perché sono ammalata, che lei mi conosceva. E ho avuto una grazia Vergine Santa perché era fine di morte. E sono venuto qui alla Calabria e mi ho operato a Siderni. Mi sono operata a Siderni e poi sono andata subito a Pavia che mi hanno detto che era grave. Io ho cercato grazie della Madonna della Montagna, se mi guarirà. E sono venuto che non potevo viaggiare. E quando ho arrivato da Spramonte, mio fratello ha riposato la macchina. E non avevo più. Io ho cercato Vergine. E mi vengo con voi, vengo chi pedi, a piedi, che non mi vedia più i vengo. E mi ho fatto una grande grazia e ancora la voglio la grazia che il 15 settembre dovrò tornare un'altra volta per via che sono ammalata. Quindi voi sperate che vi guarisce la malattia? Io spero perché fino ad oggi mi ha dato l'aiuto perché i medici non mi potevano mandare a venire a fare questo grande viaggio della montagna perché è troppo lontano, ma io sono impasciata e sono venuto che mi ha fatto una grande grazia alla Madonna e devo andare a Lourdes sì ora, ma il viaggio è troppo lontano. Voi conoscete altre gente a cui la Madonna ha fatto la grazia? Sì, l'ho conosciuto perché era fine di morte, che ho avuto punti e mi hanno licenziato qui, sono andata per via. Altre persone a cui la Madonna ha fatto la grazia, voi ne conoscete? Tante e tante hanno fatto la grazia, perché se non mi facevano la grazia a quest'ora, eravamo morti prima io, che eravamo medici, erano assai difficili, perché ho avuto una grande malattia. E voi, signora? Se andai a dire tutto quello che passammo, su prima brava, sofferenza, quando è per una figlia operata, scella, memella, e poi fu operata tutto dopo di gerente. A Madonna mi dice, grazie. La processione che conclude la festa, per scenario, partecipazione, modalità di svolgimento, assume il carattere di rito spettacolo. La conclusione davanti al santuario si rifà ad un'antica leggenda che parla della rivalità della Sibilla con la Madonna e dell'offesa che Malco osò fare a Cristo schiaffeggiandolo, per cui venne relegato in una grotta della Spromonte dove lamentandosi percuote il cancello con una mano divenuta di ferro. La giravolta che i portatori fanno fare alla statua della Madonna è dettata appunto dalla localizzazione di questa grotta mitica. Come venite, con la macchina? Vennemo con la carovana, mia figlia venne con la macchina. E la carovana come è organizzata, come si fa? Beh, insomma, decogliamo tante persone, pagammo e ne portavo. Quanto pagate per venire qua? 7.000 lire, sì, 7.000 persone, però non sono troppo perché la strada è troppo lunga e strapazzosa, no? E poi la Madonna fate pure qualche offerta, sì. Come, Madonna mia, che non avevamo denaro ma potevamo pagare, ma ringraziamo per davvero perché invece questa bella grazia e consolazione. Voi avete detto che è 30 anni che venite qua? È 3 anni, è da 3 anni. Thank you.
Dopo la processione, i pellegrini mangiano o ballano. Il ripetersi di queste manifestazioni di gioia, di festa, è ancora parentesi che si prolunga nel viaggio di ritorno. Con la conclusione di esso tornano i giorni della fatica.